Nelle nostre puntate di oggi parliamo spesso di cultura, teatro, pittura, ma questa volta parleremo di altri beni culturali, e cioè i beni culturali del verde, i giardini della nostra regione. Il 23, 24 e 25 settembre in tutta l'Emilia-Romagna si svolgerà un evento molto interessante, Vivi il Verde. E ne parleremo con i nostri ospiti, Carlo Tovoli dell'Istituto dei Beni Culturali dell'Emilia-Romagna. Buongiorno. E Nicoletta Vai del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna. Buongiorno. Benvenuti. Grazie. Alla nostra Buongiorno. Trasmissione. Grazie. Buongiorno. Possiamo partire intanto da dove nasce l'idea di questa rassegna, se la possiamo chiamare così? Sì, sì, a tutti gli effetti è una rassegna che nasce da un progetto dell'Istituto Beni Culturali che alcuni anni fa ha censito un centinaio di giardini in tutta la nostra regione. E da questo censimento, realizzato dalla Fondazione Villa Ghigi per l'Istituto Beni Culturali, è stata ricavata una banca dati che comprende 105 giardini in tutta la regione. La caratteristica è che sono giardini pubblici oppure giardini privati ma aperti al pubblico. Da questo primo censimento abbiamo deciso 3 anni fa, infatti questa è la terza edizione della rassegna, di realizzare una serie di eventi, un programma di eventi dedicati ai giardini, alla natura, coinvolgendo decine di aree verdi, compresi parchi, giardini pubblici, giardini privati aperti al pubblico, ma anche orti botanici, giardini di castelli, aree urbane verdi. Intanto vediamo anche già qualche immagine di questi splendidi giardini. Sì, queste immagini fanno parte della nostra banca dati, nella quale abbiamo realizzato una pubblicazione dedicata ai giardini, che è disponibile e scaricabile gratuitamente sul nostro sito web, Istituto Beni Culturali. Basta cliccare questo nome su un qualsiasi motore di ricerca, è facilmente rintracciabile. Se voi andate nel settore pubblicazioni troverete questa pubblicazione scaricabile gratuitamente con immagini e descrizioni storiche e botaniche dei 105 giardini censiti. Quest'anno sono decine le aree verdi coinvolte. Mi piace ricordare il fatto che quest'anno è un anniversario molto particolare per chi ama i giardini e il mondo dei giardini a livello europeo. Infatti esattamente 3 secoli fa, 300 anni fa, il 30 agosto del 1716, nasceva Lancelot Brown, che dagli inglesi ovviamente, ma non solo, è considerato il più grande giardiniere della storia. Fu infatti lui che inventò il giardino all'inglese. Noi prima avevamo giardini in tutta Europa che erano chiamati giustamente all'italiana, rinascimentali, oppure alla francese, quindi realizzati con aiuole, tendendo sempre alle simmetrie, cercando di trovare sempre dell'ordine. Lancelot Brown cambia questo mondo, lui scolpisce veramente il paesaggio dell'Inghilterra e realizza fino alla morte nel 1783, in quasi 50 anni, più di 150 parchi, questi famosi parchi e giardini all'inglese, anche per la corona inglese del resto. E da lì, da lui in avanti, si aprirà quella che possiamo dire una guerra di stile in tutta Europa e in tutto il mondo tra i giardini all'inglese e i giardini alla francese o all'italiana. In Emilia-Romagna ne abbiamo di diversi e sono molto molto belli, e ne vedremo in occasione di Vivi il Verde. Ve ne ricordo qualcuno partendo dall'Emilia, ad esempio il parco romantico all'inglese proprio della Villa dei Capolavori a Mammiano di Traversetolo della Fondazione Magnani Rocca, in cui faremo una visita guidata con il giardiniere. Poi parleremo anche della di manifestazione, di tutti gli eventi che si svolgeranno. Volevo fare una piccola parentesi, perché nella mia introduzione ho equiparato i giardini al patrimonio culturale, come può essere il teatro, la pittura, e molte persone forse ancora non vedono i giardini sotto questo punto di vista, invece sono un importante patrimonio. Assolutamente, la Regione Emilia-Romagna investe sui beni culturali da sempre, già nel nome. Noi ci chiamiamo Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna.
Per cui l'amore per il verde, per la natura, per la protezione della natura e per la valorizzazione di questi beni è nel DNA dell'Istituto. Noi pensiamo alla legge sugli alberi monumentali, ad esempio, una legge nata nel 1977 che ha portato al censimento di oltre 600 alberi in tutta la regione, con decreto del Presidente della Giunta, quindi una cosa anche ufficiale ed importante, e ne abbiamo censiti tantissimi e siamo stati tra le prime regioni ad avere una legge ad hoc per gli alberi monumentali, ma per il verde in generale, anche se diciamo non c'è ancora una vera e propria tutela del giardino come bene culturale, se non a livello nazionale, però ci sono associazioni private che si occupano, tipo l'Associazione Grandi Giardini Italiani, che cerca di mettere in rete i più importanti giardini. E noi, nel nostro piccolo, come regione, cerchiamo di mettere comunque a sistema una realtà molto molto grande, partendo dai primi 100, ma ce ne sono almeno altri 100 da studiare e valorizzare. Quindi è una realtà importante su cui l'Istituto Beni Culturali e la Regione vuole investire e continuerà a investire. Dottoressa Vai, lei che è più vicina, diciamo, anche come tecnico a questa realtà. Sì, la Regione Emilia-Romagna, come giustamente diceva Carlo, tra le mille cose che fa si occupa anche di cura del verde. E in particolare il mio servizio, che è il servizio fitosanitario, che si occupa quindi di proteggere in generale le piante, sia quelle dell'agricoltura che quelle ornamentali e forestali, dalle malattie, dai parassiti, ha questo come obiettivo prioritario. In particolare io e i colleghi che lavorano con me seguiamo tutti quelli che sono le aree verdi della regione, soprattutto pubbliche, quindi abbiamo uno strettissimo rapporto con i comuni della nostra regione per quanto riguarda la cura, la tutela, la protezione delle aree verdi e la cura, la protezione di quegli alberi particolari che appunto Carlo prima ha citato, che sono gli alberi tutelati dalla regione in quanto monumentali. Dei grandi alberi, degli anziani, se vogliamo dire, che vanno curati in maniera particolare, non possono essere considerati al pari degli alberi che noi vediamo nelle nostre alberate stradali o altri, devono avere delle attenzioni particolari e quindi noi anche attraverso questa manifestazione cerchiamo in una maniera il più possibile divulgativa, vicina ai cittadini, di lanciare anche questi messaggi e di far vedere, di dimostrare come in campo questi alberi possono essere curati e mantenuti nel tempo e quindi protetti. Torniamo a parlare della manifestazione, avvicinare anche la popolazione, la cittadinanza, gli appassionati del verde, ma non solo, perché ovviamente ci sono sempre i curiosi che arrivano e poi scoprono di essere appassionati ai giardini della nostra regione, che sono diversi in tutta l'Emilia Romagna, no? Sono 3 giorni di manifestazione con tantissime iniziative, workshop, incontri, passeggiate, insomma un programma veramente ricco. Sì, è vero. C'è veramente di tutto, abbiamo le visite guidate ai giardini, ma anche gli incontri di fotografia, i laboratori, atelier per i più piccoli, infatti ci teniamo molto ad esempio a che anche i bambini siano coinvolti e a Bologna come in Romagna, anche in Emilia, saranno realizzati tantissimi momenti proprio dedicati ai più piccoli, ma non solo, abbiamo visite di approfondimento con chi si occupa di verde e lo protegge, quindi anche con esperti botanici, momenti, incontri con persone che curano il proprio giardino, quindi privati, che però aprono al pubblico un giardino che hanno realizzato con tutto il loro amore e rendono possibile e visitabile magari realtà in genere chiuse o visitabili soltanto in alcune occasioni. Abbiamo poi scoperte, vere e proprie scoperte, come ad esempio, e occasioni uniche per Vivi il Verde, come ad esempio il poter visitare giardini di ville private storiche, come ad esempio la Villa de Verger nel Riminese, che ha una storia molto bella, nel senso che fu fatta realizzare a metà dell'Ottocento da questo nobile francese de Verger e fu poi comprata alla fine degli anni 30 dal principe Mario Ruspoli,
che chiese al forse il più grande paesaggista italiano, Pietro Porcinai, di realizzare questo meraviglioso parco con un'esedra, un bellissimo laghetto, eccetera. E in questa, proprio per Vivi Verde, faremo una bella visita guidata con chi ha studiato questa realtà e ci è data occasione, proprio con un'apertura speciale, di poterla vedere. E anche questo è un po' un parco, se vuoi, in qualche modo romantico, ma abbiamo anche degli esempi molto classici, ad esempio un labirinto. Abbiamo nel centro a Ferrara, il Palazzo Ludovico il Moro, nasconde un labirinto, quindi un classico giardino studiato con simmetrie, eccetera, un po' all'italiana. Abbiamo anche altre realtà molto interessanti. L'Emilia-Romagna è piena tuttora di castelli e di rocche, e molti di questi castelli e queste rocche avevano dei giardini. Molti erano i famosi giardini pensili. Ne abbiamo ancora qualcuno e qualcuno sarà visitabile, come ad esempio il giardino pensile del Palazzo della Provincia a Ravenna, che apre per noi ed è una realtà incredibile, tutta da scoprire. Ma ci sono anche le storie legate ai giardini. Ci sono dei giardini che non esistono più, ma che storicamente hanno avuto una rilevanza fondamentale. Noi in Emilia-Romagna eravamo pieni, soprattutto nel ferrarese, delle cosiddette delizie estensi, questi palazzi che gli estensi si erano fatti creare come luoghi di villeggiatura dove trascorrere i periodi estivi. A Bel Riguardo, ad esempio, a Voghiera, nel ferrarese, avevamo una delle regge più importanti con un parco di 40 ettari, che ora non esiste più, che però ebbe una storia così importante ed era così famoso che prima di costruire il giardino della reggia di Versailles, i giardinieri vennero a Voghiera a studiare questo giardino. Quindi anche questa è una realtà. Questa è una curiosità che poche persone sanno, e che se hanno l'opportunità di partecipare a questa manifestazione possono scoprire. Anche perché in questa occasione noi faremo vedere dei documenti e mostreremo anche, ad esempio, un altro giardino pensile molto bello che non esiste più, che era quello della Rocca di Vignola, che noi troviamo affrescato all'interno delle sale della Rocca, e uno studio ha permesso di ricostruire accuratamente dove era posizionato, e uno studioso locale ci farà scoprire questa realtà che non esiste più. Poi abbiamo tantissimi, ed è un'altra caratteristica della nostra regione, cosiddetti giardini dipinti. Sono quelle stanze paese o boscherecce, sono queste stanze affrescate a giardino. Ne abbiamo diverse a Bologna, una delle più belle sicuramente è quella dell'Università di Bologna, di Palazzo Ercolani, nella Facoltà di Scienze Politiche, che sarà aperta al pubblico e ci sarà una visita guidata al suo interno, e l'altra a Palazzo d'Accursi, a Bologna, nelle collezioni comunali d'arte. Una stanza paese assolutamente da scoprire, ma ce ne sono tante, tante altre in giro per l'Emilia-Romagna, e avremo occasione di approfondire con conversazioni e conferenze anche. Infatti avremo come conferenza inaugurale proprio con il professore Gianni Ricomini, che ci parlerà proprio dei giardini nel tempo, e quindi dei giardini della nostra storia in Emilia-Romagna, quindi giardini reali, giardini nella storia e giardini dipinti, e sarà proprio un'occasione per ripercorrere questa affascinante storia dei giardini che è emiliano-romagnola, italiana ed europea, ma ci coinvolge davvero molto. Non possiamo andare su tutto il programma perché è veramente ricchissimo. Vorrei fare una parentesi invece su quelli che sono gli eventi sulla Romagna, quindi sulla provincia di Forlì Cesena. Io vedo che il 24 settembre a Cesena ci sarà la città nascosta e i suoi giardini come eventi, quindi un trekking urbano, un'opportunità per andare a vedere anche quei giardini che, come lei stessa ha detto, rimangono chiusi durante l'anno perché appartengono a dei privati. A Forlì invece c'è il Verde senza acqua, come realizzare giardini ad alta sostenibilità. Quindi ci sono anche dei corsi per chi vuole imparare. Sì, infatti mi volevo agganciare alle ultime cose che diceva Carlo rispetto a workshop, incontri, eccetera. Rimanendo in Romagna, che non è provincia di Forlì Cesena ma è Ravenna, parliamo di Faenza per esempio, che quindi è abbastanza vicina, che Faenza è una città ricchissima di verde, gestito oltretutto in maniera esemplare perché
è trattato soltanto dal punto di vista biologico per la cura dai parassiti eccetera, a Faenza abbiamo così organizzato un evento che è la vetrina di apertura di Vivi il Verde, quindi non è nei 3 giorni ma è il giorno prima, il 22 pomeriggio sera, all'interno del parco di Villa Abbondanzi, che per l'occasione apre al pubblico e tutti possono accedere gratuitamente. Abbiamo organizzato un incontro di grande attualità dal mio punto di vista, titolato Evoluzioni contemporanee, il giardino che cambia perché cambia il clima. Perché i cambiamenti climatici hanno tantissimi effetti che noi purtroppo vediamo tutti i giorni anche dal punto di vista negativo, ma hanno degli effetti diretti anche sulla vita delle piante, quindi sulla scelta delle piante che noi poi possiamo mettere nei nostri giardini, e hanno degli effetti diretti su quelli che sono gli ospiti indesiderati delle piante. Per cui io e un collega agrometeorologo molto bravo faremo una chiacchierata su questi temi per così evidenziare quali sono gli aspetti critici dei cambiamenti climatici e come ci possiamo attrezzare anche banalmente per magari abbandonare alcune piante a favore di altre, e come possiamo attrezzarsi nei confronti di alcuni insetti che non conoscevamo e che oggi invece purtroppo sono di grande attualità, perché anche nella nostra regione il clima è notevolmente cambiato. Ho parlato degli eventi di Forlì Cesena, ma è certo. Già stato nominato Ravenna con i Giardini Pensili, certo. Rimini, vedo anche Lugo con la Sinfonia d'Autunno al certo. Parco del Lotto, quindi sono veramente tantissimi. Se i nostri telespettatori vorranno, potranno vedere all'interno del sito dell'Istituto dei Beni Culturali dell'Emilia Romagna tutto il programma, così potranno scegliere quali sono sì. gli eventi più consoni sì. o magari più C'è vicini. C'è un ampio carnet di appuntamenti. Sono tutti gratuiti? Sì, praticamente tutti. Quasi c'è qualcosa. Tutti. Alcuni sono a pagamento perché organizzano iniziative speciali, piccole cene. Abbiamo però anche delle cose assolutamente gratuite, come ad esempio a Forlì, a Villa Saffi, che è sempre molto molto attiva e ci propone sempre tante cose in occasione di Vivi il Verde, tra cui una visita in notturna. Ne abbiamo diverse di visite in notturna e sono un po' la caratteristica anche di questo programma. Ne abbiamo una nel Bolognese, a Casalecchio di Reno, al Parco della Chiusa, e una proprio a Villa Saffi. Alle 20:30 si partirà per una alla scoperta del verde in notturna, illuminati con le torce, sarà una cosa molto molto suggestiva. Faremo anche delle cose all'alba, a Nonantola ad esempio, e nel Modenese, e, iniziative per bambini e anche per adulti, ma abbiamo anche dei laboratori per adulti però abbastanza interessanti, curiosi. Ad esempio studieremo le piante tintorie, impareremo ad usare queste piante con dei laboratori digitali. Ah sì, avevo visto la tintura vegetale, molto interessante. Per poter insegnare a tutti noi come poter, con una maglietta bianca di cotone molto semplice, realizzare cose anche stupende. C'è il giardino Nova Arbora che fa queste cose da anni, e la proprietaria è un'appassionata dell'argomento e tutti gli anni ci propone questo laboratorio. Poi abbiamo giardini spontanei o che sembrano spontanei di una bellezza incredibile, come il giardino del Casoncello nel Bolognese, il giardino ad Albinea, sempre un giardino privato, nel Ravennate. Tantissime sono le realtà da scoprire. Ci sono anche delle curiosità per ad esempio gli amanti del cinema. Da tanti anni noi collaboriamo con Villa Sorra a Castelfranco Emilia, che è un parco molto bello, ed è un parco, una villa che sono stati molto amati da Pierpaolo Pasolini, e la cosa che può interessare il cinefilo e non solo è che Pasolini girò in quelle sale, in quegli esterni, alcune scene del suo ultimo contestatissimo film Salò. Quindi è anche un'occasione per rivedere questi ambienti e per ritrovare in alcune scene alcuni punti di vista, ed è possibile anche perché avremo una mostra dedicata proprio all'argomento in occasione di Vivi Verde, insieme a tante altre dedicate alla natura, agli alberi, un percorso in treno che da Modena
ci porterà fino a Nonantola, poi arriverà a Villa Sorra, alcuni percorsi ciclabili faremo, una visita che realizziamo grazie al Club Alpino Italiano nelle zone, nella provincia di Bologna, nei castagneti, perché in quel momento parco è anche un castagneto, è anche un parco, la tradizione del castagneto matildico in Emilia Romagna, nell'Emilia è molto forte e ci sono dei castagni secolari molto belli che ci piace valorizzare. Ci sono veramente tante tante cose da scoprire e da vedere, tante curiosità. Quindi ogni giardino con la sua curiosità e con la sua storia, quindi anche gli alberi raccontano una storia. Assolutamente, gli alberi raccontano una storia e una storia spesso affascinante, perché le storie di molti alberi sono legate anche a tradizioni locali, a curiosità del luogo, a momenti storici. Pensiamo per esempio qui sempre in Romagna il cipresso di San Francesco a Villa Verrucchio, che ha una storia particolare, molto affascinante. Noi ci occuperemo nell'ambito di Vivi il Verde proprio della storia, di raccontare la storia degli alberi. Infatti abbiamo ideato un momento che si chiama Alberi Narranti, origine, comprensione e cura degli alberi monumentali, dove un agronomo, un collega, un amico, un mio compagno di università, Giovanni Morelli, accompagnerà in un parco che è nei dintorni di Bologna tutti coloro che vorranno partecipare e racconterà, cioè aiuterà a leggere l'albero attraverso i segni che esternamente manifesta, perché gli alberi ci danno dei segnali relativamente anche al loro stato di salute, se hanno dei problemi, se stanno crescendo regolarmente oppure no. Lui insegnerà alle persone con un linguaggio davvero molto immediato, comprensibile a tutti, quindi non un linguaggio tecnico, come ci si può avvicinare agli alberi e quindi come riusciamo a interpretare quello che loro ci raccontano. Questa è la terza edizione, avete già avuto due edizioni con molti visitatori. Qual è la reazione che hanno, soprattutto quelli che magari non hanno l'abitudine di andare in questi giardini? Come reagiscono a queste storie, a queste curiosità, a questi alberi che raccontano? Sì. Ma devo dire, in realtà oggi da un po' noi osserviamo che c'è un grande interesse intorno ai temi del verde, del paesaggio, dei grandi alberi. E sicuramente i segnali che riceviamo, poi Carlo può dire la sua esperienza, sono positivi, al punto che ogni anno siamo portati a ripetere questa iniziativa, perché davvero la partecipazione è massiccia un po' in tutte le realtà. Sì. E vediamo che le persone dopo anche continuano a seguirci sui social, magari. Certo. Non hai detto, Carlo, che è possibile. Certo. Anche su Facebook avvicinarsi a questa iniziativa. Mandano foto, ci inviano mail, davvero i segnali sono veramente ottimi. Incoraggianti. Sì, abbiamo una pagina Facebook attivissima, Instagram, e sono realtà che interessano moltissimo, e la cosa che ci piace sempre di più è che stiamo scoprendo che in Emilia Romagna, ad esempio a Ferrara, ma anche a Rimini, ci sono associazioni giovanili. Esatto, che si prendono cura di un piccolo giardino, di una realtà verde. Ad esempio a Ferrara c'è un'associazione che si prende cura di un piccolo orto sconcluso in via del Turco, infatti l'hanno chiamato il giardino del Turco, e fanno iniziative all'interno di questo giardino, lo terranno aperto, lo fanno vivere, lo curano, e anche la stessa cosa lo fanno nel Riminese. Ci sono tanti giovani che si interessano al verde, e da associazioni e da ragazzi giovani, da nuovi architetti paesaggisti, esperti nel settore. Abbiamo anche degli impulsi nuovi, ad esempio per parlare di uno degli ultimi bosco giardini nati a Ferrara, che è il bosco giardino dedicato a Claudio Abbado. Claudio Abbado era un appassionato di verde, lui amava definirsi un giardiniere prestato alla musica, e a Ferrara gli ha dedicato questo piccolo bosco che sta crescendo nella prima periferia, ed è una realtà tutta da scoprire, e ne parleremo in queste giornate. Come invece, per ritornare agli aspetti più storico-culturali, ci saranno aperture straordinarie
all'Orto Botanico di Bologna, una storia illustre e antichissima, dove faremo presentazioni di volumi. E mi piace ricordare che se voi sfogliate il programma, che è facilmente consultabile sul nostro sito IBC, motore di ricerca, scrivere IBC, cliccare, lo trovate sicuramente, nella home page trovate tutto. E noi tutti i volumi che presentiamo in questa occasione li distribuiamo gratuitamente, quindi se voi avete la possibilità di partecipare sia alla conferenza inaugurale dove tratteremo più gli aspetti storico-culturali, ma anche all'Orto Botanico ad esempio, dove presenteremo un bel volume dedicato alle felci dell'Emilia Romagna con un approfondimento, quindi anche questa è un'occasione per gli appassionati e per riscoprire un mondo. Se posso aggiungere una cosa, visto che Carlo citava i giovani, le associazioni giovanili, il verde è anche uno strumento di formazione professionale per i giovani. Siamo in Romagna dove ci sono tanti istituti dove i giovani si avvicinano al mondo dell'agricoltura e tanti istituti, oltre che appunto imparare l'agricoltura nel senso stretto che noi conosciamo, avvicinano i giovani anche al mondo del verde. Ci sono anche delle scuole di giardino. Ci sono purtroppo in Emilia Romagna, ci sono corsi di formazione professionale che si possono fare, però vedo che io sono a contatto con tanti giovani che lavorano nel verde, molti si formano ancora purtroppo, ahimè, alla scuola del Parco Agrario di Monza perché offre una formazione specifica. Però noi abbiamo colto l'occasione di Vivi il Verde proprio per anche dare un'occasione ai ragazzi di presentare anche il loro lavoro, per esempio la cura degli alberi fatta in un determinato modo, cioè in tree climbing, che è un mestiere che appassiona moltissimo i ragazzi. Ci sarà una dimostrazione di un gruppo, di un team di climber nel bolognese che ci faranno vedere proprio dall'alto come gli come gli alberi possono in maniera corretta essere così governati, se possiamo dire, senza l'utilizzo di cestelli, motoseghe, eccetera. Questi sono ragazzi bravissimi, un team appunto che lavora tra Bologna e Modena. Vi invito tutti a partecipare. Il 24 settembre a Villa Salina nel bolognese potrete vedere, loro saranno a disposizione di tutti per raccontare come si può fare. Dobbiamo concludere la nostra trasmissione e prima di chiudere, di salutarci, volevo far vedere questa pubblicazione Giardini nel Tempo, che è la pubblicazione di quest'anno. Esatto, sarà distribuita gratuitamente a chi parteciperà alla conferenza inaugurale ed è scaricabile sempre sul nostro sito. Per concludere, l'ultimissima cosa, non si può, quando si parla di giardini, non parlare di rose, e anche se non è proprio il periodo, ci sarà la visita a un roseto, che è il roseto dell'Università di Bologna, pensate, dedicato al professor Bazzocchi, e ci sarà una visita guidata a questo roseto che è nel Faentino domenica, che vi assicuro di grande interesse perché contiene ben 1680 piante, quindi veramente per gli appassionati e per capire come si curano le rose anche nel periodo magari in cui sono sfiorite eccetera, che è molto importante, può essere una grande occasione per imparare qualcosa da chi, da chi cura e si intende di questo meraviglioso settore, rose, piante e verde. Insomma, un invito per gli appassionati del verde e non solo, che vorranno partecipare a questi eventi il 23, il 24 e il 25 settembre in tutta la regione Emilia-Romagna, quindi sicuramente ci sarà qualche evento vicino a casa. Sicuramente. E il sito è quello dell'IBC, dove potete scaricare anche il programma e vedere, gli appuntamenti sono veramente tantissimi. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, è stata una puntata veramente interessante, spero di poter partecipare a qualcuno degli eventi, intanto invitiamo anche i nostri telespettatori a partecipare. E vi spero di avervi di nuovo nei nostri studi presto, magari per parlare anche solo di verde. Vi aspettiamo. Grazie, approfittate. Grazie. Ringrazio i nostri telespettatori, arrivederci a tutti.